Allora, questa partita forse rispetto alle prestazioni con Germania per ora è stata un po' sottotono, merito del campo basso o del merito nostro? Sicuramente è stata una partita non intensa e non interpretata come l'avevamo preparata, quindi prepararsi ai duelli, vincere tutte le seconde palle, aggredirli alle loro spalle. È stata una partita poco intensa e quindi sicuramente ci sono i meriti dell'avversario, sicuramente, ma anche dei meriti nostri, perché non siamo scesi in campo con la cattiveria giusta o comunque sia con l'identità che volevamo mettere in campo, quindi c'è stata la voglia, l'applicazione di portare a casa un risultato intero, ma dentro il campo comunque sia abbiamo trovato delle difficoltà. Dobbiamo rimanere concentrati, la testa alta, perché il nostro percorso non cambia, quindi dobbiamo pensare già alla trasferta ad Arezzo, lavorare, perché siamo consapevoli del nostro potenziale, non dobbiamo sicuramente ora batterci per un pareggio, perché quando le partite non vanno bene, perché magari è una giornata storta, l'importante è portare a casa qualcosa, e oggi questo l'abbiamo fatto, quindi credo che sia anche un punto dove ripartire, limando gli errori e sicuramente alzare l'asticella sull'intensità ai duelli, quello che è mancato oggi. Massimo, il mister diceva che c'erano in questi giorni se è stato un calo più fisico, un calo diciamo mentale rispetto alle ultime due gare che probabilmente per esempio avevano più tenuto su un pezzo secondo voi l'impressione è avuto da destra al campo è stato un problema più fisico oppure un problema più di testa nel senso di trovare magari sufficienti, non lo so, era appunto là, motivazioni dopo due gare intense come quelle precedenti? No, analizzandola a bocce ferme può essere un insieme di cose, sicuramente il mister l'aveva preparata bene, ci aveva avvertito che poteva essere una partita difficile sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto mentale, perché venivamo da due derby e quindi anche mentalmente rischiavamo di essere un pochino sottotono per quanto riguarda l'intensità e l'applicazione, e questo purtroppo è successo, però siamo stati in partita e ripeto, l'importante è non averla persa, aver portato a casa qualcosa, abbiamo creato qualche situazione ma non è bastato sicuramente, quindi può essere stato anche un calo fisico, magari per il dispendio di tante energie mentali e fisiche delle ultime settimane, ma il nostro percorso, ripeto, come ho detto, non cambia, dobbiamo continuare a pedalare, dobbiamo tenere la testa alta. Domani sicuramente riguarderemo gli errori, ma subito pronti e carichi per la trasferta di Arezzo, perché dobbiamo continuare a martellare il nostro percorso. Non può fermarsi a un pareggio in casa col campo basso. Nessun dramma, lavoriamo perché la stagione è molto lunga. Non prendete gol, questo è un elemento importante, cioè una tenuta c'è. Probabilmente serve qualcosa in più. Perché a volte anche certe partite, come un Wings, magari si possono risolvere. È un limite, la serie di massimo sta pesando oltremodo. No, sicuramente è un giocatore importante della squadra, però bisogna sapere anche interpretare le partite con le mancanze dei giocatori, perché comunque è una rosa completa, non dobbiamo piangerci addosso, ci manca qualche giocatore, noi abbiamo una rosa lunga, dobbiamo pensare che tutti sono importanti ma nessuno è indispensabile, quindi dobbiamo farci forza uno con l'altro, dobbiamo credere nel compagno che scende in campo, quindi se manca qualcosa là davanti è sicuramente tra virgolette colpa di tutti, vuol dire che c'è da costruire meglio dal basso, c'è da aiutarli e supportarli meglio sulle seconde palle, quindi è un lavoro di squadra, i singoli sono importanti, di massimo un giocatore di un'altra categoria per le qualità, lo strappo fisico, però sicuramente dobbiamo analizzarla da squadra e dobbiamo crescere tutti insieme. Grazie.